che io personalmente riesco ad osservare, ci sono pressappoco più o meno, diciamo, due categorie principali di acquirenti di prodotti videoludici, quindi di videogiochi, ci siamo capiti? Il primo è quello, non diciamo povero, perché povero non esiste quando hai un computer da gaming ed una connessione a banda larga, ma il tirchio proprio schifoso, una fascia di utenza che proprio è così, no? Quando vede un gioco in vendita su Steam, Origin, da qualsiasi parte, no? Lui è così, c'è il borsello, no? Vorrebbe il gioco, però... cioè, quello... 10 euro, guarda, se costasse 9,90 euro, giuro, ma giuro su quello che vuoi, lo avrei comprato, lo avrei acquistato, ma 10, guarda, aspetto gli sconti, tanto a Natale mancano soltanto 3 mesi, vorrei tanto giocarci, ma troppo, troppo, state pretendendo davvero troppo, io... anche perché per l'appunto domani dovrei recarmi in discoteca. Ognuno ha le proprie priorità. Io ho i braccini così corto che neanche una fava cinese c'ha, cioè proprio schifosi, no? Poi dall'altra sponda, proprio completamente al contrario dall'altra parte, è uscito un nuovo gioco creato da Blizzard. Toh, non voglio sapere nulla, prendi i miei soldi. Ha uscito un DLC, toh, tieni, tieni. È uscito, ah, un altro, toh, prendi tutti i miei soldi, non me ne frega un cazzo, sono completamente rintronato che se tu caghi uno stronzo marrone che è visibilmente merda, se c'è scritto sopra l'azienda, come faccio a spiegarmi, l'azienda che io ammiro, io ti compro quello che mi proponi a prescindere da quello che offre o meno. Oggi ragazzi sono qui per dirvi che la seconda categoria di persone, ovvero quest'ultima, no, di cui abbiamo discusso, acquista Overwatch, un gioco che a prezzo pieno costa 60 euro, 60 euro proprio paga, ma la prima categoria invece non gioca ad Overwatch, gioca a Paladins. Allora, questo Paladins, praticamente, soltanto dal livello 5 in poi è possibile giocare contro avversari umani. Prima di allora devi giocare contro i bot per imparare. Scontato come il numero delle palle. Dai. L'ha creato veramente? Vedi, sta alle prese con questi bambocci. Siccome è gratis, qualunque scimmia lo può fare, quello è il problema. Se non altro, perché già se mette un gioco a pagamento, uno non spreca i suoi 60 euro per mettere, non so, Pietro Smusi, Zeb 89, no, giusto per... No, mettono il loro nome effettivo. Invece così, no, arriva uno, dai, Zeb 89, io faccio pensare di essere lui, eh? Appena entri, la prima cosa che vedi, ricompensa giornaliera, paga soldi, zio Peppe, carta gialla, va. Ti premia... per i giorni che loghi in successione. Abbiamo detto ad inizio video che è un free to play, quindi questi crediti serviranno senz'altro per acquistare roba in game, nel gioco, come skin e quant'altro, presumo. Allora, due tipologie di crediti, come nella maggior parte dei free to play, quelli d'oro, che sarebbero i ramini di merda che non valgono quasi un cazzo, e poi i diamanti. Per cambiare nome, 400 gemme. Oddio, sgancini! Zio, 8000 cristalli, 100 euro. Cioè 8 euro per cambiare nome, 8 euro. Come potete vedere, la metà degli eroi è a pagamento. Quindi paga, è free to play, ma quello è soltanto un modo per avere più player in game, per avere, per modo di dire, più carne da macello. Capito? Della serie, non vuoi spendere? Vabbè, scegli un numero limitato di eroi e fai un po' da bersaglio per gli altri, no? Ora, questi crediti ci sta che siano ottenibili in gioco, però 5000 ci devi giocare un po', non è che ci arrivi subito. Ma adesso, senza perdere ulteriore tempo, tuffiamoci in gioco subito per provare questa roba. Allora, scegliamo questo. Oh, dai.
Se è meglio di Overwatch mi metto a ridere, però abbiate pazienza, non vi offendete. Se è meglio di Overwatch, se è più divertente, mi metto a ridere. Io vi ho avvisati, eh. Non avrò nessuna pietà nei confronti del vostro borsello. Se dovesse essere così, guarda. Let's get this done. I destroy. C'è soltanto la vaga idea di giocare ad armi pari. Cosa? Ma no! Mi ha buttato fuori, è crashato. Che è successo? Dai, Victor. Scegliamo Victor. Oddio, ma in terza persona? Aspetta, ma... No, dai. Da quello che ricordo... Ah, no, perché c'è il mount. Sono nabbo, lo so, sono nabbo. Oddio, oddio. No, 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 schizzo! Come faccio a recuperare la salute? Come si fa? Come si fa? Come faccio a curarmi? Qualcuno me lo dica. Ah, la vita si ricarica da sola. E mi ricorda un famoso gioco di guerra che non mi viene il nome. Mamma mia. Savage, selvaggio. No, no, no. Immortal addirittura. No, dai, troppi complimenti. Sono lusingato. Vedi? E niente, sono andato avanti. Ho continuato a giocare. Oddio. A un certo punto ho raggiunto il livello 5. Sì, ma non sfruttano lo scudo, bischeri! Come quelli nel pianoforte, bischeri, avete presente? E ho potuto combattere contro avversari veri. No, perché è facile avere il titolo di immortale contro i bot. Come vedete, ho già ottenuto la mia seconda ricompensa per aver loggato per ben 2 giorni di fila. I got you in my sights. Vedete, ci sono le carte che danno dei bonus, per esempio avere più munizioni massime, partire con 200 vita in più, queste cose qua. Gli eroi non sono, per modo di dire, scolpiti nella pietra, li puoi personalizzare fino a un certo punto con dei loadout customizzati. Quindi questa è un'altra cosa diversa da Overwatch. Attenzione. No, no, no. Oh, dai, ecco. Questa è una streamer di Twitch, perché sia dai colori che gli attributi, insomma, lo si capisce bene, che c'è il frizzino di Buzz Lightyear. Questo mostro qua vola, svolazza, c'ha il lanciarazzi. Anche questo preso direttamente dall'eroe di Overwatch, quella che vola, che spamma i razzi. È quella, questa è una curatrice con gli specchi che fa i cloni. Cioè, è una cosa comica. Cioè, arriva qualcuno, ti rovina il mercato con un prodotto del genere. Io mi sarei incazzato al posto della Blizzard, e non poco. Io se me nasso! Come hai osato fare gioco uguale a me? Gratis? Ma così gente non compra! No, c'è l'arciera! Quella è la Hanzo di Paladins, che è pure stronza. No, ecco, vabbè, me la sono cercata. Comunque sì, c'è... Vedi, l'arciera che non ha il drago, tranquilli, non è così OP, non è vergognosa fino a tal punto, ma comunque siamo lì, l'eroe è più o meno è quello, anche in questo caso. Io preferisco usare il soldato perché mi risulta quello più bilanciato tra tutti, tra salute e danni. No, il cecchino, madonna, senza palle, le palle l'ha perse strada facendo quello. Demente di merda, un zecchiatore. Repa. No. No, no, no. Ste frecce. No, 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 no. Quella con la ulti mi vede attraverso il muro. Vedi, c'è scritto revealed. Perché vede il mio culo, appunto. Guarda, guarda, ci prova da laggiù. Pezzente. No, no, no. Ora andiamo sul personale, eh. Ora andiamo sul personale. Affanculo, io vengo là.
La ulti c'ho. E vabbè, intanto ne ho uccisi due pezzenti. No, tre anzi. Ne è valsa la pena allora. Dai, dai, ce la siamo. Ce la stiamo facendo. Sì. Lisciami le mele. Adesso siamo in difesa e se non ce la fanno a conquistare il checkpoint e arrivare in fondo, abbiamo vinto noi. Lelelezzo. Lelelezzo. Mica te l'aspettavi. Lì c'è un cecchino. C'è una checca là dietro. C'è una checca. Mans! 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 7-7 kill streak! Incoming! Sì, 8! No, non mi rovinare! No! Guardalo, guardalo! Dove sono le sue palle? Trovatemele, io non le vedo. No, 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 rivelami le mele. Altro che. No, dai. C'è cecchino là in fondo. Guarda dov'è, guarda dov'è. Ah, ti arrivare il muso. Come al solito, è quello. Spento. Ma quello rompe i coglioni. Vedi, vedi, non lo sloggi, non lo cavi da lì. Vabbè, io sto qua, sti cazzi, non mi muovo, faccio il camperino come te. Ti levi di lì, madonna. Anch'io so camperare, eh. Anch'io so camperare. Bene, bene. E tanca un po' pure te. Un pezzo di merda. Dai, dai, ragazzi, bravi, bravi. Così. Bene. Ora ti mando un guardamento solo per te, se non ti levi dalle palle. Sì, vedi, vedi, preso, so. lì mi sono impegnato, infatti avevo un kill streak non indifferente, vedi? Tutte medaglie d'oro. Dopo aver giocato a Paladins posso dire che non è soltanto una questione di soldi, non è tanto il ragionamento di conviene di più comprare Overwatch a 60 euro o giocare a Paladins in modo gratuito o shoppando la cifra che vi va di spendere comunque senza entrare in dettaglio. Non è quello il punto del discorso. Il punto del discorso è che Paladins è il più bello di Overwatch. Mi sono reso conto di questo. Ma come si fa? Ma come Cristo si fa? Sapete che cosa mi ricorda? Il paragone con Mario Kart e Crash Team Racing. Certo, un'idea copiata, ma migliorata. Io non sono d'accordo, non è vero, cazzi tua. Questo è il mio parere. Blizzard, a questo punto posso soltanto augurarvi buona fortuna, perché avete un concorrente da non sottovalutare. Ragazzi, questo è tutto e noi ci becchiamo come sempre al prossimo video.